Allora, per quanto riguarda la prima risposta, è vero che il 2% non è un numero banale, però pensiamo che sia un'esperienza che riusciamo a sopportare tranquillamente. Il sistema di sorteggio non è chiaramente previsto nel regolamento, ma deve essere un sistema che chiaramente condividerò io con i dirigenti perché deve essere un sistema obiettivo e astratto, almeno sulla quantità del 2%. Poi il segretario generale ha una competenza generale e residuale che in qualsiasi momento può controllare ulteriori atti. Quindi se su una particolare procedura vuole approfondire una determina, un contratto, qualcosa lo può fare ad aggiunta. Il 2% è solo limitativo. Tranquillizzo il consigliere Lava, mi tranquillizzo meno io perché nelle ultime disposizioni di legge che diceva prima il sindaco, ma ne vedrete nei prossimi consigli almeno un paio. C'è stato un risveglio dopo 15 anni delle competenze del segretario generale, quindi sono preoccupato per altre competenze che mi dà la legge sulla corruzione e altre cose. Su questo invece sono abbastanza tranquillo perché per tradizione del comune di Collegno questo tipo di controlli sono sempre stati fatti. Esistono degli uffici che fanno un riscontro per conto mio e per conto della dottoressa Sant'Arcangelo sugli atti. Questo fa sì che è difficile che possa sfuggire un atto illegittimo al nostro controllo. Non dico che sia impossibile, ma gli atti deliberativi vengono sottoposti a un vaglio fatto dalla dottoressa Bollito, che voi conoscete perché viene in conferenza Capigruppo. Che se riscontra dei dubbi, delle citazioni errate, di norme di legge, queste cose restituisce agli uffici per apportare le giuste correzioni. Analogo controllo viene fatto poi a livello contabile dalla Ragioneria Generale. È chiaro che noi invece abbiamo dovuto approvare questo tipo di regolamento perché la norma, di legge, ha costruito questa impalcatura per tutti i comuni e noi ci siamo dovuti adeguare.